Ciao a tutti, siamo a fine aprile, siamo a Suboe e oggi è una bellissima giornata di vento, cielo terso ma un ventaccio cane. Sto facendo il video perché oggi Luisa non mi può riprendere, comunque non adesso in ogni caso. E siamo pronti per fare la potatura verde. Ora, qua è una indicazione della vigna, poi lo faccio vedere bene. E la potatura verde, ricordiamoci che abbiamo potato quest'inverno l'impostazione, il cordone speronato, impostandolo con la tecnica dell'allungo, quindi abbiamo allungato il germoglio che partiva dal basso e adesso dobbiamo vedere come si effettua la potatura verde. Mi scuso se ci sarà un po' di disturbo, però appunto c'è un ventaccio cane e quindi tocca beccarsela così. Dai, andiamo a vedere. Il primo caso è, siamo fortunati, è un caso di studio. Allora, vediamo cosa è successo. Noi qua abbiamo lasciato l'allungo da questa parte e tre gemme, 1, 2, 3, che sono germogliate tutte e tre. Da qua abbiamo lasciato il moncherino per la potatura, per i tracci di quest'anno. Siamo fortunati perché, a parte, adesso lo vediamo, non abbiamo grossi problemi di ricacci di altri germogli. Qui dobbiamo stare solo attenti, come vedete il tronco non presenta cacchi o polloni, anzi per esattezza. Qui dobbiamo soltanto vedere che non ci sono doppi germogli. Io qua ne vedo già uno qua, esattamente, e quindi questo lo elimino, e anche qua sotto, che è inutile, lascio 1 e 2. Da altre parti ecco qua un piccolo doppio germoglio, questo lo togliamo. Qua se ne vede un altro qua dietro e lo togliamo, e questo non è. Quindi la prima pianta che abbiamo fatto, insomma, ci è andata abbastanza bene. Questo bisogna eliminarlo naturalmente prima della curva, il resto non ha nulla. Volevo far vedere una cosa soltanto: notate il vento che c'è, anzi adesso non si vede neanche moltissimo, adesso si vede, si sente. Ecco, questo è una delle fortune della vigna di Suboe, perché il vento passa esattamente longitudinalmente ai filari. Ha piovuto l'altro giorno, non c'è bisogno di trattare perché poi si vede che il vento ha chiaramente asciugato tutto quanto, quindi è inutile trattare. La terra è, adesso come adesso, la terra è asciutta. Ok? In profondità invece, a 10 profondità tra virgolette, a 10 cm invece la terra è ancora umida, per cui non abbiamo problemi di umidità su Suboe, che questo ci consente di effettuare trattamenti solo se strettamente necessario. Dai, vediamo un'altra. Anche in questo caso è abbastanza fortunato. Qua si vede il germoglio che abbiamo lasciato quest'anno in potatura secca, con 1, 2 e 3 germoglietti per l'allungo. Questo è il moncherino per quest'anno, idem da questa parte. Non ci sono nel tronco, non ci sono polloni, anzi qua sotto qualcosa c'è invece, stava sfuggendo, eccolo qua, quindi questo lo eliminiamo e controlliamo se per caso ci sono doppi germogli. Ne ho visto uno, mi è sembrato di vederne uno, no, qua no. No, no, eccolo qua. Questo qua, prendo un quadro meglio. Ok. Dai. Questo qua. Ok. E la potatura verde è effettuata. Ed è fuori fuoco. Adesso di nuovo a fuoco. Questo è un esempio invece di, diciamo, di potatura verde che avrei dovuto fare l'anno scorso. Perché quest'anno abbiamo impostato, tramite la tecnica dell'allungo, il cordone con prima gemma rivolta verso l'alto e gemma rivolta verso il basso. Qua abbiamo fatto lo stesso, però qua ho lasciato una... ecco, c'è un po' di vento, come si può vedere. Però qua ho lasciato, non ho tolto la gemma efficacemente. Quindi la prima gemma rivolta verso l'altra è questa, quella rivolta verso l'altra è questa qua, questa qua la elimino, e quindi questa qua la devo togliere. E
e tutto il resto si toglie, quella prima della curva, tutto qua, tutto eliminato, via, via tutto. E questo lo eliminiamo. Quindi, anche in questo caso, la potatura verde è stata effettuata correttamente, era quello che avremmo dovuto fare l'anno scorso e non l'abbiamo fatto purtroppo perché, come ho già detto diverse volte, mio padre è venuto a mancare, quindi è stato proprio il periodo in cui non potevo farlo, non potevo farlo io fisicamente, ho dovuto fare tagli in più. Va bene, dai, quest'anno andrà sicuramente meglio. Un altro bel esempio di pianta impostata con la tecnica dell'allungo. Prima gemma rivolta verso l'alto, gemma rivolta verso il basso, gemma rivolta verso l'alto, gemma rivolta verso il basso, tutto il resto lo eliminiamo. Va sotto, cioè, questo. Questa è quella, cioè ciò che avremmo dovuto fare l'anno scorso, quindi non afferisce alla potatura fatta quest'anno. Questo è un caso interessante, volevo far vedere cosa ho fatto. Allora, io qua. L'anno scorso ho avuto dei problemi sul germogliamento, quindi cosa ho fatto? Avevo ottenuto uno sperone, questo, che mi ha prodotto un tralcio sufficientemente robusto per poter essere portato e quindi impalcato. E con questo adesso io faccio il metodo dell'allungo, perché ho una gemma rivolta verso l'alto, all'altezza del filo di banchina, più una gemma verso il basso che mi servirà per la prosecuzione, quindi elimino quello che non mi interessa e di fatto, mentre da questa parte ce l'ho lo stesso, uno e due, benissimo, e quindi ho recuperato il sono riuscito a recuperare appunto il cordone e sto mettendo a fuoco dietro, non capisco il perché. Ok. Un altro esempio di potatura verde del sistema dell'allungo per l'impalcatura dell'impostazione del cordone speronato. Sperone lasciato quest'inverno, sperone lasciato quest'inverno. Poi ho tagliato la prosecuzione che era secca, avendo lasciato la gemma rivolta verso il basso che ha prodotto una, due e tre gemme con i relativi germogli e questi li lascio. Idem da questa parte, come ho detto, sperone, tagliato il secco. Gemma verso il basso 1, 2, 3, qua lascio tutto, verifico che non ci siano doppi germogli e il resto lo elimino. E anche qua. E la potatura è effettuata. Altro esempio di potatura verde. Cosa abbiamo fatto quest'anno? Sperone. Abbiamo tagliato il secco del tralcio che avevamo fatto seccare l'anno scorso, abbiamo lasciato il tralcio che si era sviluppato dalla gemma lasciata l'anno scorso, che ha prodotto una e due germogli di continuità. La terza gemma non c'è, evidentemente non ha germogliato, magari si è spezzato, ma non succede niente perché tanto questo mi dà la prosecuzione. Identico da questa parte, sperone più gemme, 1, 2 e 3. Questo sarà il germoglio che mi garantisce la continuità, tutto il resto lo elimino. E la pianta è pronta per svilupparsi. È venuta Luisa a fare le riprese e vuole farvi vedere il cordone vecchio a maniera, diciamo, quello con gli 8 punti vegetativi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ho germogliato tutti, come facciamo la potatura verde, eliminando tutto quello che non ci interessa. Quindi tutto qua. I germogli sono morbidissimi, questo qua sotto, questo qua sotto, questo qua sotto, questo qua sotto. Guarda se ci sono doppi germogli. Doppi germogli. Non ce ne sono. La potatura del cordone è effettuata, questo mi ci darà grosse soddisfazioni. Potatura verde del sistema dell'allungo, abbiamo lasciato un moncherino, abbiamo tagliato la parte secca e abbiamo lasciato un altro moncherino da sotto,
con 1, 2, 3, questa germa non ha germogliato, e 4. Probabilmente la parte dell'allungo sarà questa, perché siamo abbastanza vicino all'altro, oppure questa qua, vediamo un pochettino. In ogni caso questi germogli li lasciamo tutti. Da questa parte abbiamo il punto vegetativo dell'anno scorso, il resto lo eliminiamo, e il mucchino che abbiamo lasciato quest'anno con 1, 2, 3 punti vegetativi. Quindi questo qua è fatto. Altro esempio di potatura verde per il sistema dell'allungo: moncherini lasciati quest'anno a gennaio, anche potatura secca. Allungamento della seconda gemma, quella che l'anno scorso abbiamo lasciato rivolta verso il basso, si è allungata, ha prodotto 1 e 2 germogli. Questo sarà il germoglio che mi garantisce la continuità, quindi il secondo castelletto. Questi qua li lascio, tutti e due si lasciano. Eliminiamo tutto quello che non serve. Facilissimo. Dall'altra parte identico. Punto vegetativo. Abbiamo tagliato, abbiamo lasciato l'allungo che ha prodotto una e due gemme. Due gemme che sono svolgiate hanno prodotto due calci. Cosa eliminiamo? I doppi germogli. E la potatura verde è effettuata. Ancora sulla potatura verde del sistema dell'allungo, punto vegetativo, non c'è, no, questa gemma evidentemente si è rotta. Questi qua li lasciamo, questi li lasciamo, controlliamo che non ci siano doppi germogli, eliminiamo che non ci interessa, fa, lo vediamo, qua c'è, questa parte, ok, questo qua rivolta verso il basso darà la continuità per l'anno prossimo. Questo è il moncherino che abbiamo lasciato. Quindi in pratica saremo così. Altro esempio di potatura verde. Cosa abbiamo fatto quest'inverno? Abbiamo tagliato, potato il moncherino, il punto vegetativo che abbiamo lasciato l'anno scorso. Poi abbiamo tagliato la parte secca. Abbiamo lasciato la gemma, che il tralcio dalla gemma che abbiamo lasciato l'anno scorso, affinché si sviluppasse, che ha prodotto una, due e tre gemme che stanno sviluppando il tralcio. In realtà ne ho prodotto anche una di corona, ma non succede niente. La stessa cosa da questa parte, moncherino, gemma verso il basso, 1, 2, 3 germogli. Quindi questo teniamo tutto, di questo teniamo tutto ed eliminiamo tutto quello che non ci serve. Altro esempio, cosa abbiamo fatto quest'inverno? Abbiamo tagliato i moncherini, quindi lasciato i primi speroni. Abbiamo tagliato la parte secca, lasciato che si sviluppasse il tralcio nel basso che dà la continuità della linfa, che abbiamo prodotto una, due, dovrebbe dovuto produrre anche un terzo germoglio. Adesso quindi vediamo un pochettino com'è. Probabilmente se questa non ce la fa germogliare, continuerò l'allungo da questa qua. Perché il concetto è che perché si fa il sistema dell'allungo? Perché la linfa scorre sui lati, e lo sappiamo. Okay. Il flusso linfatico principale a un certo punto si diama, uno se ne va nella parte di sopra, quassù, quindi a me interessa tenere viva anche la parte di sotto che deve essere garantita da questi tralci, okay? Da questi punti vegetativi. Quindi ora vediamo un pochettino, a me interessa tenerlo basso e fare in modo che prosegua. Vediamo cosa succede. Sicuramente comunque questo va tenuto, va eliminato tutto quello che non ci interessa. Parte sulla parte sinistra, eliminiamo tutto. E poi andiamo dalla parte destra, scendiamo giù. Sperone, tralcio che ha prodotto una, due e tre gemme, quindi una, due, tre gemme di tre tralci che lasciamo tutti quanti, eliminiamo quello che non ci interessa. Ci sono doppi germogli, non ce ne sono, pianta pulita. Questo è un caso interessante perché in questo caso io avevo una parte dello sperone che si è sviluppato bene, okay, infatti ho lasciato una gemma verso l'alto e una verso il basso. Questa parte invece si era sviluppata in maniera strana, quindi cosa ho fatto? Ho lasciato un moncherino
con una gemma rivolta verso il basso, più una gemma, e questo mi garantisce la prosecuzione del flusso linfatico. Dopodiché da questo tralcio, farò partire un tralcio più, diciamo, allungherò, lascerò allungare il tralcio e da questo lo svilupperò come in questo modo. Quindi in questo caso sto recuperando un mancato germogliamento, un germogliamento povero, utilizzando la tecnica della potatura ramificata. In questo caso io ho già effettuato la potatura verde perché ho eliminato tutto quello che non mi serve, quindi ho lasciato la gemma di continuità più una. Ultimo caso di potatura verde per il metodo dell'allungamento per l'impostazione del cordone speronato, ancora una volta, cosa abbiamo fatto quest'inverno? Sperone a due gemme. Da questa parte lo stesso, sperone a due gemme. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo eliminato, qua si vede bene, la parte secca. Dalla gemma che l'anno scorso avevamo lasciato per la prosecuzione è partito un tralcio che ha fatto una, due, tre e quattro gemme, però quelle che ci interessano sono una, due e tre. Questi tre germogli li lasciamo, eliminiamo questo che non ci interessa, perché questo germoglio sarà quello che ci darà la prosecuzione, ok? Quindi guardiamo se c'è qualche cosa. C'è qualche doppio germoglio, doppi germogli non ne vedo, faccio un germoglietto che eliminiamo. Vediamo nella parte alla mia destra, moncherino, quindi sperone. Abbiamo tagliato la parte secca, dalla gemma verso il basso lasciata l'anno scorso, si è sviluppato un tralcio che abbiamo tagliato a tre gemme, uno, due e tre germogli. Non ci sono doppi germogli, quindi lo sperone, il cordone speronato, quindi la pianta è preparata. Per cui dai, abbiamo fatto un po' di esempi abbastanza esaustivi di potatura verde riferita a quest'anno e anche di potatura verde che non abbiamo fatto l'anno scorso, quindi col sistema, il primo passo del sistema dell'allungo. Non ci resta che aspettare che si sviluppino bene i germogli e quindi dai, appuntamento alla prossima per una prossima fase. Alla prossima, ciao!